Abbiamo con noi Angelucci, consigliere capitolino. Praticamente qui siamo sul mare di Roma, ovviamente, quindi questi eventi benissimo, questi interventi che vanno comunque a cercare di correggere un po' la cultura di quello che è cittadino. Ma qui a Ostia, al mare di Roma, c'è un altro grosso problema, grandissimo, la distesa di cemento proprio sul demanio marittimo, che crea enormi danni, parte lo spazio per se stesso che toglie ai cittadini, ma il danno maggiore anche alla erosione della costa. Quindi pensate poi in futuro di prendere provvedimenti anche verso i concessionari abusivi, illegittimi, che continuano a esercitare. Quindi sarebbe il caso di intervenire anche in questo senso. Allora guardi, intanto ha detto una cosa bellissima, perché l'iniziativa di oggi è proprio volta a sensibilizzare la cultura delle persone, quindi un cambio culturale, perché questo è il mare di Roma, è una risorsa importante che va valorizzata nel modo giusto, cosa che non è successo da 70 anni a questa parte. Il tema che pone lei è un tema sicuramente altrettanto importante, è un tema che però richiede un impegno di lungo termine, non è una cosa che si riesce a fare in pochissimo. Il primo passo che è stato fatto, iniziato con il commissario straordinario, perché ricordiamolo a chi ascolta il video, questo municipio che è competente per la gestione del lungomare per quanto riguarda il demanio, è un municipio che è stato commissariato per mafia, c'è stato un commissario prefettizio, il prefetto Vulpiani, è stato avviato un percorso che è stato poi formalizzato in un documento programmatico che è il PUA, il piano di utilizzazione degli arenili, che è un documento che sta facendo il suo percorso amministrativo e che prevede tutto un altro, diciamo, layout delle spiagge di Roma. Poi ci sono tutta un'altra serie di questioni, di quelle che diceva lei, degli abusi. Gli abusi commessi sono abusi che sono stati già contestati dalla commissione prefettizia, che sono tuttora in corso di contestazione, e che ovviamente questi procedimenti sono precedenti amministrativi complessi, ci vengono messi in gioco ovviamente tribunali amministrativi, per cui l'iter è un iter che è in corso ma non ha un risvolto immediato. C'è da dire che comunque alcune di queste contestazioni sono già in fase di arrivo alla conclusione, per cui molto presto potremo vedere con mano quello che è l'output di questa azione amministrativa. Ricordiamo, un'azione amministrativa che arriva dopo decenni di mala gestione o di gestione comunque non responsabile. Scusi, ultima domanda. Questo rinnovo di 15 anni, prologa legittima di 15 anni che questo governo, Maio e Salvini, hanno concesso ai balneari italiani. Ha detto, scusi, di proroga? Una prologa illegittima delle concessioni balneari per ulteriori 15 anni. Ricordato che è per facoltà dei sindaci applicarla o disapplicarla. Cosa pensa l'amministrazione capitolina? Quale sarà la posizione di questa amministrazione capitolina, del nostro sindaco? Quale sarà la posizione? Concessioni illegittime sì o concessioni illegittime no? Allora, vi faccio fare una precisazione. Intanto la legge è una legge dello Stato. Quindi nel momento in cui è stata varata, approvata e non è stata ovviamente contestata nelle sedi opportune, è una legge legittima, quindi come tale va applicata. Mi scusi. Parliamo, c'è una sentenza della Corte Suprema Europea, lei sa che le leggi europee sono self-executing, cioè superiore a quelle italiane, è facoltà dei dello sindaci, Stato membro. No, dei sindaci delegati. È facoltà dello Stato membro attuare la direttiva nei tempi in cui crede. Chiaramente tutto questo arriva, poi deve essere discusso su un tavolo europeo, quindi se c'è una disapplicazione della norma europea ci dovrebbe essere conseguentemente una procedura di infrazione da parte della Comunità Europea. Sta arrivando, al momento non c'è, quindi in questo momento la legge italiana è la legge che il Comune deve seguire, qualsiasi Comune, come sta succedendo in tutti i Comuni
comuni costieri, è già successo, comune di Rimini per esempio, i comuni dell'Abruzzo e delle Marche stanno attuando perché devono farlo. Ci sono anche ovviamente, delle regioni che non l'hanno applicato. Delle regioni che ancora non l'hanno applicato, ma ovviamente questo poi spetta poi alle decisioni del tribunale, nel momento in cui i concessionari andranno anche ovviamente a richiedere l'applicazione della norma. Detto questo, ovviamente la nostra intenzione è di applicare laddove se è una legge dello Stato valida e nei contesti in cui è applicabile, quindi laddove le concessioni in essere sono concessioni efficaci, ok? Quindi non sono concessioni revocate, non sono concessioni nelle quali ci sono abusi edilizi. Grazie.